Oggi è lunedì, il giorno di Pelagus, il racconto sulla risorsa mare, sulla pesca e sui pesci, fatto da alcuni protagonisti del pianeta mare. Pelagus, ricordiamo, è un progetto pensato assieme al CRISAP, il centro della regione Campania per la sicurezza sanitaria del pescato, il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ordine medici veterinari di Salerno e con due aziende importanti, la IASA Sapori di Mare, azienda leader in Italia per la lavorazione e la conservazione del tonno, delle alici, di altre specie ittiche e condimenti già pronti, e di Eurofish Napoli, azienda napoletana molto importante di import-export di prodotti ittici specializzata nella molluschicoltura. Ed oggi Pelagus stringe il suo obiettivo sull'inquinamento ed in particolare sulle plastiche, il materiale che più di ogni altro può abbreviarci la vita in ogni fase del suo ciclo, dalla estrazione dei combustibili fossili all'uso dei consumatori fino allo smaltimento. E le immagini terrificanti che state vedendo si riferiscono ad un vero e proprio fiume di bottiglie di plastica che attraversa Manado City in Indonesia, è il simbolo, come altre immagini che stiamo vedendo, dell'inquinamento umano. Ed il pericolo per la salute nostra e delle generazioni che verranno viene anche dalle micro e nanoplastiche nell'aria, nell'acqua e nel terreno. Le difficoltà di affrontare questo inquinamento così diversificato ha impedito una corretta regolamentazione e la capacità di noi cittadini e della politica di assumere decisioni correttamente orientate. E tutti noi, con i nostri gesti di ogni giorno, siamo responsabili del nostro lento suicidio ecologico, ma sono cinque i paesi che più di altri ammorbano il mondo con la plastica negli oceani: la Cina in testa, poi Filippine, Thailandia, Vietnam e Indonesia. Insieme questi cinque paesi sono responsabili del 60% della plastica che ogni giorno finisce negli oceani attraverso i fiumi e soprattutto minaccia l'ecosistema di tutto il mondo. Poi seguono altri cinque paesi, anch'essi simbolo dello sviluppo che genera la inciviltà inquinante. Sono la Malesia, la Nigeria, l'Egitto, Sri Lanka e Bangladesh. Ma definiamo innanzitutto cosa è, cosa significa, quali sono le differenze tra macro, micro, nanoplastiche e anche quanta plastica si produce in Europa, dove i numeri sono impressionanti e dai quali emerge il pericolo che proviene da questa marea di imballaggi con un volume di affari di circa 340 miliardi di euro. Sentiamo uno specialista a questo proposito, Giorgio Smaldone, dottore di ricerca nel Dipartimento di Agraria a Portici. Dobbiamo definire assolutamente il concetto di macroplastiche e di nanoplastiche. Le microplastiche sono tutte quelle particelle di varia forma che vanno dallo 0,1 micron ai 5 Sì, micron sì. e possono essere definite microplastiche primarie o microplastiche secondarie. La microplastica primaria è la microplastica che già viene prodotta in quella misura, quindi che va, come detto, da 0,1 a 5 micron, mentre invece le microplastiche secondarie, come vediamo dall'immagine, sono quelle generate da macroplastiche, quindi per un processo Si di sfilacciano, si sfilacciano per un processo di sì. degradazione che, come sappiamo, è lunghissimo e dura anni, centinaia di Sì. anni, da una, come qui, da una bottiglia di plastica, pian piano diventano frammenti di plastica fino a diventare microplastiche. In Europa si producono circa 58 milioni di tonnellate di plastica e di questi 58 milioni, come vediamo, oltre il 40% fa parte del settore degli imballaggi, quindi tutto ciò che Bottiglie, bottiglie, bottigliette, bottigliette, film plastici anche che ricoprono gli alimenti, certo. beni di uso domestico per il 20% e il settore delle costruzioni utilizza più o meno il 20% di queste plastiche che vengono prodotte in Europa. E si stima che da qui al 2035 ci sarà una produzione del 100% in più in plastica, per un volume di affari di 340 miliardi di euro annui. C'è anche da dire che questo poi fa da freno, che lavorano 1,5 milioni di persone Lavorano 1,5 milioni di attorno a persone. questo fenomeno di produttivo, diciamo. L'indotto Eh sì. è importante.
Ecco, e fin qui abbiamo sentito il dottor Smaldone, diciamo, i prodotti di plastica, la plastica che noi utilizziamo tutti i giorni con i contenitori, le buste, le lattine, i barattoli, le bottiglie di plastica. Ma veniamo adesso ai rifiuti di plastica, cioè quelli che noi poi dopo buttiamo, dopo aver utilizzato il contenuto. Dove finiscono? Quali diventano il marine littering, cioè rifiuti riversati nei mari o sulle spiagge? E poi cosa sono anche le microplastiche? Ad esempio quelle rilasciate dai lavaggi domestici, sui quali noi non facciamo mai una riflessione. Poi quale ruolo giocano i detergenti e gli ammorbidenti? Quante microplastiche vengono ritrovate, ad esempio, nel ventre dei pesci e negli invertebrati, negli scampi, cozze, vongole, quelle ovviamente non allevate in acque pulite, in acque particolari? Infine, quali sono gli ultimi provvedimenti legislativi? Partendo dal divieto già vigente sui cotton fioc, poi via via tutti gli altri, numeri e notizie di grandissimo valore e di importanza che ci vengono spiegati sempre dal nostro specialista Giorgio Smaldone. Sentiamo. Tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate per anno vengono riversati in mare e vengono riversati attraverso naturalmente varie vie. La principale, come abbiamo visto anche dalle immagini Sì, precedenti, è sono i attraverso i corsi d'acqua, fiumi, sì. attraverso i corsi d'acqua. Infatti, in Europa, ma molto di più nell'Oceano Pacifico, si parla di veri e propri iceberg, di vere e proprie isole di plastica Sì. che hanno una propria forza e si trovano al centro degli oceani. Ma non Sì. solo attraverso i fiumi, anche attraverso, per esempio, discariche mal posizionate o semplicemente attraverso il cittadino che lascia la sua bottiglietta d'acqua sulla spiaggia e una marea la Sì. riporta in acqua, oppure getta un mozzicone di sigaretta, un bicchierino di plastica sul porto e una folata di vento, un temporale, la riporta in acqua e purtroppo rimane lì e, come detto, si sedimenta e da macroplastica, qual è, pian piano diventa Sì. microplastica inquinante. Ma non bisogna dimenticare anche gli attrezzi marini, gli attrezzi utilizzati per la pesca, che spesso, se rotti o in disuso, non vengono più ritirati, ma vengono Vengono lasciati a abbandonati, morire in acqua, sì. quindi reti da pesca, o semplicemente anche il pescatore amatoriale che riesce ad allamare un prodotto della pesca, la lama si spezza, il filo di nylon si spezza e resta Sì, in in acqua, sì, acqua a certo. decomporsi. Sì, diciamo, Vediamo. questo è uno studio pubblicato di Noi recente. non ci badiamo molto, ma Esatto, questa è è una cosa fortemente inquinante. fortemente inquinante. Il capo di tessuto sintetico, Sì. quanto può inquinare Sì. rispetto al lavaggio domestico? Come vediamo, il poliestere rilascia molto di più rispetto al polipropilene. Quindi, se io sull'etichetta della mia t-shirt vedo la sigla PEC, quindi poliestere Sì. tessuto, so che devo lavarla in un determinato modo rispetto ad un polipropilene. E bisogna anche valutare bene quale tipologia di detersivo utilizzare, perché da questo studio si è visto che il detersivo solido, quindi il granulare, Sì. favorisce di molto il rilascio di microplastiche, di microfibre Sì. della Invece maglietta, del quello liquido di maglione. meno. Il detersivo liquido molto molto in meno, Sì. consente un rilascio minore di queste microplastiche attraverso, appunto, il Sì. lavaggio e lo scarico della nostra lavatrice domestica. A Sì. parità di ciclo di lavaggio e a parità di temperatura, utilizzare un ammorbidente non favorisce il rilascio di Di microplastiche, quindi, microplastiche, di diciamo, lo fibre. sfilacciamento Sì. della fibra sintetica presente nei nostri Sì, capi sì. d'abbigliamento. E cosa emerge da questo studio? Allora, ci sono vari studi eseguiti, sia coste atlantiche, Sì. coste Qui tirreniche e coste vediamo adriatiche. un pesce che sta facendo il giro del mondo, questa Sì, fotografia, questa immagine trovata sul web fa il che è giro, sempre il giro del emblematica, i pezzi di mondo. plastica Pezzi all'interno di del. plastica trovati all'interno dell'apparato gastroenterico di questo prodotto, ma non solo di questo prodotto. Per esempio, nel Mediterraneo centrale si è visto che la percentuale di plastica su 121 esemplari valutati tra pesce spada, tonno rosso, tonnetto alla lunga era di circa il 18%, mentre invece in altre zone, come per esempio il Tirreno centrale, si aggirava tra il 25 e il 30%.
Tasso altissimo, percentuale altissima di rifiuti plastici trovati nei prodotti della pesca fino al 2014 si è avuto purtroppo per le note vicende attorno all'isola del Del Giglio. Giglio, Quindi sì. Ma prodotti della anche pesca pescati e su cui sono state sì. fatte ricerche. Anche nel Golfo di Napoli, mi Anche pare, nel sì. Golfo di Napoli abbiamo Sì. purtroppo questa problematica, ma diciamo non solo qui, si è visto che nelle coste atlantiche del Portogallo gli E vediamo qui sgombri. l'altra slide, quella dei risultati analoghi che sono emersi, ecco qui, Esatto, sulle coste portoghesi e britanniche. circa il 20% dei campioni Soprattutto analizzati. quali pesci? Il lanzardo, quindi lo scomber di Japonicus, e si è visto che nello scampo, quindi nel Nephrops norvegicus, si è trovato in oltre l'83% di esemplari microplastiche nell'apparato gastroenterico. Ecco, noi ce ne accorgiamo, che noi mangiamo anche noi la plastica, quindi alla Noi non ce ne fine. accorgiamo, però come sappiamo la plastica può avere comunque grossi effetti sul nostro Sì, metabolismo, i famosi interferenti i famosi endocrini. interferenti Sì. endocrini. Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma ci contaminiamo con Ci queste contaminiamo, e qui sì, microplastiche. cioè le proposte di legge, insomma. La prima è quella La prima è recentissima, quella che è partita dal recentissima, 1 gennaio 1 2019, gennaio dove il governo 2019, Salvini Di dove Maio ha varato il divieto per la vendita dei cotton fioc. il divieto per la produzione Cotton di fioc cotton non fioc non riciclabile, non riciclabile, quindi riciclabile. con il bastoncino in plastica. Questa è Sì. stata una dei primi ban europei appunto per l'utilizzo di plastica non riciclabile. Per il 2020 oltre il 50% delle stoviglie in plastica dovrà avere almeno il 50% di componente riciclabile. Infatti Anche i attualmente cosmetici, l'ho anche i letto. cosmetici dal Sì. 2020 non potranno più essere utilizzate microplastiche tipo nelle creme sfolianti, in queste tipologie di prodotto. Attualmente molti ristoratori o molti bar non utilizzano più la classica cannuccia, ma ti servono il cocktail, invece di utilizzare la cannuccia ti danno lo zito di pasta, che è un qualcosa di naturale e non Sì. Sì. impattante sul Cioè la territorio. sì. Cioè il classico zito che non viene utilizzato Sì, cotto, ma viene sì, sì. utilizzato Sì. come cannuccia. E un'altra cosa emblematica, notizia di ieri, che penso che parecchi telespettatori avranno visto, uno dei carri più belli nelle sfilate Di di Viareggio. Viareggio è stata la balena con all'interno della bocca tutti i rifiuti. Sì. Ecco, poi parlavamo dei pescatori. I pescatori potranno recuperare tutta la plastica, perché loro sono tra i primi raccoglitori di plastica, li trovano nelle reti, non li ributtano più a mare perché non lo Diciamo, facevano. è una proposta di legge del ministro Costa che diciamo, noi sappiamo che durante una battuta di pesca, uno strascico, tra il 30 e il 50% del peso dello strascico è in plastica. Sì. Attualmente i pescatori ributtavano la plastica a mare perché altrimenti dovevano accollarsi l'onere e il costo dello smaltimento. Proposta di legge del ministro Costa è di riportare a terra questa plastica e poterla smaltire E in qui vediamo delle maniera immagini gratuita. drammatiche di Sì, noi tartarughe. naturalmente abbiamo parlato solamente di prodotti della pesca, ma ci sono anche i bivalvi che Sì, per la sì, loro natura sono sì, sì. filtratori e quindi accumulano microplastiche e Quindi spaghetti nanoplastiche. con le cozze e con la plastica. Spaghetti con le cozze con la plastica. Questo è uno studio condotto dai colleghi di medicina veterinaria del Dipartimento di Noi che cosa Messina. possiamo fare quando li cuciniamo? Possiamo fare Non ci qualcosa? rendiamo conto Non ci perché, rendiamo come conto. detto, sono microplastiche o Sono nanoplastiche. Se sono invisibili. le nanoplastiche addirittura sono tra gli 0,01 e gli 0,1 Sì, sì, micron, sì. sono Quindi. assolutamente invisibili. Però questo studio ha valutato che su campioni di cozze e di vongole allevate in Mediterraneo e nella zona tra la Sicilia e la Campania, si è notato che su tutti i campioni analizzati l'83% conteneva residui di microplastiche Ecco, qui vediamo all'interno. delle bellissime immagini sulla spiaggia di una bambina che, mentre gli altri fanno il bagno e magari buttano i mozziconi, gli idioti che buttano i mozziconi di sigarette, quali danni provochiamo?